Coach Barchiaro della Barcala Collegno, un punto qui a Soverato, raccolto al termine di una grande prestazione della sua squadra, una prestazione che fa ben sperare per il futuro su un campo difficile come quello di Soverato. Sì, un campo difficile, un contesto ambientale complicato perché insomma, il pubblico è molto caldo, la squadra è forte. Era, oggi io gliel'avevo detto prima di partire che forse era il momento giusto per provare a venire qua a fare un colpaccio, però Alexa Gray si è ambientata troppo in fretta, quindi oggi ci ha messo giù 26 palloni e insomma io ovviamente non ho nulla da rimproverare alla mia squadra, anzi perché qui un punto è preziosissimo. Non dobbiamo pensare ai nostri primi due set, forse è stato l'errore che abbiamo fatto anche nel corso della partita, dobbiamo pensare agli altri tre, insomma siamo venuti qui a prendere un punto, quindi per adesso positivo. Forse sul 2-1 e 17-20 avevate accarezzato la possibilità di questa vittoria, si può dire, come si usa dire nel tennis, forse anche per voi un po' di braccino, visto che avete anche tante ragazze in squadra, tante giovani. Sì, no, io spero che non vogliano diventare vecchie per vincere, ma vogliono vincere prima, quindi però ci sta, insomma, il livello è altissimo, abbiamo visto che appena molli un attimino la tensione, insomma, i giocatori fuori classe vengono fuori e si prendono in mano la partita, quindi sì, ci vuole un po' più di coraggio, sapere che ce lo meritiamo, che stiamo lavorando duro e seriamente e forse questo ci aiuterà in questi momenti. Non dobbiamo pensare all'errore, ma neanche a quando facciamo punto, subito pensare all'azione dopo. Ma anche da questo punto di vista, tatticamente la partita è stata preparata per quello che sapevamo e le ragazze hanno seguito bene anche la preparazione della partita. Obiettivi del Collegno in questo campionato, che sappiamo sarà un campionato lungo, intenso, duro? Il campionato è indecifrabile per tutti, perché è un campionato lungo, intenso, con tante infrasettimanali, di altissimo livello a mio parere, che tutte le squadre hanno rinforzato anche le panchine, aumentando di numero sono venuti soltanto i giocatori di B1, come che l'anno scorso facevano B1, come nel vostro caso esempio Taborelli e Valli. Sono saliti sicuramente i livelli di allenamento e anche il livello del gioco. Per quanto riguarda noi, sicuramente la salvezza è un obiettivo vitale per il proseguimento anche del progetto. Insomma, il primo anno è difficile per tutti, quindi se lavoriamo bene, come abbiamo visto anche il risultato di oggi, sarebbe bello non precludersi qualcosa di più, qualche sogno in più, e sarebbe già un ottimo obiettivo. Coach Barbieri, si parte subito col brivido, tante emozioni, una grande reazione però del Volley Soverato sotto 2-0, non era facile, sappiamo che l'esordio di campionato è sempre difficile per tutti, però una squadra che ha messo cuore, grinta, determinazione, non si è mai abbattuta anche sotto 2-0, quindi un buon viatico per lavorare e per il futuro. Sì, sapevamo che sarebbe stata dura perché noi dovevamo trovare il nostro gioco, abbiamo fatto solo un paio di allenamenti col sestetto, perciò questo lo sapevamo. Di contraltare abbiamo trovato una squadra che veramente dietro loro hanno veramente difeso, hanno veramente molto bene, non solo la difesa ma anche l'alzata, tutta la fase di contrattacco ci hanno messo veramente in difficoltà per due set, questo devo dire che l'hanno fatto bene a loro. Noi abbiamo avuto la capacità di continuare a macinare il gioco, di trovare gli automatismi strada facendo e alla fine abbiamo portato a casa questa vittoria di cui siamo contenti. Possiamo dire che comunque l'avvio è stato stentato, sì, però la squadra diciamo che gradualmente, come si suol dire, è iniziata a carburare, anche le straniere che sono le ultime arrivate, addirittura Alexa Gray è arrivata da 3 giorni, hanno dimostrato cammin facendo di poter recitare un ruolo da protagonista e il tabellino, poi lo scout dice anche questo. Sì, questa è stata la cosa più bella, vedere comunque delle ragazze anche appena arrivate, non ancora inserite sul territorio, e nella squadra, negli automatismi di gioco, lottare e dare tutto fino all'ultimo, perché era facile magari a un certo punto arrendersi, farsi prendere dal nervosismo. Invece le ragazze sono state, devo dire, sotto l'aspetto mentale, pur con una partenza così difficile, molto brave a non disunirsi, a rimanere lì. Piano piano abbiamo trovato anche il gioco, perché devo dire che poi comunque il terzo e il quarto set abbiamo giocato anche molto bene, non c'è stata partita in quei set. Il capitano Melissa Donà si parte subito con grandi emozioni al Palascoppa, un pubblico che vi ha trascinato, avete avuto però una grande reazione di orgoglio, grande grinta, sotto 2-0 non era facile.
Non era facile, non è facile iniziare la prima di campionato in casa, soprattutto per ragazze che non conoscono l'ambiente, non conoscono il calore di questo pubblico. Io ho visto la squadra comunque un po' col freno a mano i primi due set, c'era molta tensione sia per l'esordio che per chi non è abituato a stare qua dentro è confusione totale. A me piace anche alle altre, solo che chi non ha mai giocato con questo pubblico deve abituarsi. Quindi poi ottima reazione, direi che è stato un bel test, secondo me, nonostante ci fossero i punti in palio, quindi non si parla più di amichevoli, ci sono i punti in palio, è stato un bel test la reazione che abbiamo avuto, perché sotto 2-0 potevamo affossarci, invece siamo state brave a recuperare la partita. Anche nel quarto set, sotto 17-20, a un certo punto non avete mai mollato, siete rimaste bene nella partita e poi nel tie-break avete dimostrato di essere molto determinati in un tie-break che si è giocato praticamente punto a punto. Certo, quando si gioca punto a punto può succedere anche di perdere. Per fortuna siamo riuscite nel momento clou a toccare bene a muro, cosa che non avevamo fatto durante tutta la partita, quindi quei due palloni che abbiamo toccato e siamo riusciti a difendere e contrattaccare hanno fatto la differenza. Dobbiamo sicuramente lavorare tanto, però sono soddisfatta per la reazione che c'è stata.